Rientriamo adesso in studio per andare a conoscere il secondo ospite di questa puntata, Paolo Castaldi. Ah, ciao a tutti, io non so fare voci di cartoni animati, questo è proprio... Però nel fuori onda mi dicevi che hai avuto a che fare qualche tempo fa con Davide Garbolino. Questo è vero, sì, a parte conoscerlo appunto di fama, mi è cresciuto un po' come tutti. Ho avuto a che fare quando lavoravo a un cartone animato, una serie di cartoni animati che purtroppo poi non è partita e ci serviva una voce per la puntata zero che fosse efficace, una bella voce da cartone animato e chi non chiamare se non Davide Garbolino, che si è prestato per il doppiaggio di più di un personaggio tra l'altro, quindi... Era proprio stata una bella esperienza. Poi ci ha fatto un po' di sketch con Sabrina, Tinetta, Johnny. Un vero intrattenitore, quindi sì, anche dal sì, vivo. Sì, 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 è stato simpaticissimo. È stato. Tu sei un ragazzo dell'82 che dal 2005 inizia questa carriera di fumettista. Esatto. Com'è lavorare nel mondo del fumetto? Bellissimo. Nel 2012. Bellissimo e bruttissimo. A seconda della faccia della medaglia che si vuole guardare, insomma. Quindi bello perché è un lavoro che ti permette di davvero esprimerti con tantissimi mezzi diversi, perché hai il disegno, hai la parola, quindi non sei solo uno scrittore. Quindi poi, e non sei solo un disegnatore, quindi puoi unire le due cose che secondo me è davvero la forza e la sua bellezza. Poi bruttissimo per dire, perché in realtà non è vero, dai, non ci credo neanche io, bruttissimo perché comunque come tutti i mestieri di questo tipo richiede una gavetta fatta di davvero notevolissimi sacrifici di anni e anni, e insomma c'è sempre la speranza di poi farne un lavoro a tempo pieno. Beh, sicuramente ci sei già arrivato a farne del fumetto il tuo mestiere, no? Ne parlavamo in fuori onda comunque. Diciamo che adesso posso dire di iniziare a farlo come professione, però ci sono voluti 2005, sì, è stato il debutto, ma poi prima ancora è stato le varie scuole, comunque gli anni di disegno in cui, a posto che magari andare a giocare a pallone con gli amici, mi facevo le mie prime tavole, così... Quindi sì, ci sono voluti vari anni e penso che tanti altri ce ne vorranno ancora. Posso dirti che ti capisco, anche perché ero scarsissimo veramente a giocare a pallone.